Questa è Napoli e io sono su un castello, Castel dell'Ovo. Guardala quanto è bella! È una città meravigliosa, semplicemente meravigliosa sotto ogni aspetto. Ed è qui che devo dire qualcosa di speciale. Se qualcuno si chiedesse che cosa ci faccio qui e che cos'è questa cosa della sala, il castello, eccetera, che c'entra col mio canale, beh, ho fatto una mostra d'arte con una mia opera, un'installazione. E beh, qualcuno è venuto a trovarmi, trovate anche le fotografie di Instagram della gente che c'è venuta e, oh mio Dio, si vede la mia ombra col cellulare. Certamente questo video non poteva che essere fatto col cellulare, io sono tuttora a Napoli dopo tutto e non mi sono portato tutta la mia attrezzatura. In questa sala, la sala delle carceri che si trovava la mostra, che ora è smantellata. C'è stata tantissima gente, ha avuto un certo successo e sono soddisfatissimo. In più ho scoperto come funziona una mostra, è magnifico. E appunto questa è la sala che secondo la leggenda ha ancora il lamento di Partenope, che dopo la morte continua a piangere e cantare. Ah, sapete no, questo castello è stato costruito nel punto in cui è morta Partenope, cioè, o meglio, in cui è arrivato il cadavere di Partenope, la sirena più famosa di tutti i tempi, che secondo l'Odissea si è suicidata quando è stata rifiutata da Ulisse, ma secondo altre versioni invece ha perso una gara di canto con Orfeo. E beh, questa fantastica sala ha visto la morte di un sacco di carcerati. E c'era una volta la Regina Giovanna. Regina Giovanna prima. Quanto mi sento Alberto Angela girare per i luoghi e parlarne. E la regina, oltre ad essere un po' amata, un po' odiata, aveva un piccolo particolare, un piccolo cenno storico interessante. Secondo una leggenda, Virgilio, il famoso poeta, quello che accompagna Dante nell'inferno, Virgilio, aveva nascosto dentro questo castello, e c'era stato in questo castello, un uovo magico. E il potere magico di quest'uovo era reggere in piedi il castello e proteggere tutta Napoli. Ok, devo fare il video mentre non c'è vento perché ho solo oggi con il castello chiuso e vabbè, facciamo finta di nulla, ok? Napoli è famosa per il Vesuvio, che è un vulcano attivo, dormiente, vabbè, il punto è che è un vulcano. Ci fu un crollo tanti anni fa durante il regno appunto della regina e la regina Giovanna dovette dire di aver sostituito l'uovo magico con un altro e che ora fosse tutto quanto a posto perché altrimenti la gente non voleva più, non si fidava più di nessuno, mio Dio, la devastazione, la morte, l'apocalisse. E volevo chiedervi scusa per tutti i video che non sono usciti ultimamente, ma sapete com'è, ero qui. E questi sono i Random Flakes, la magica scatola che può contenere qualsiasi cosa. Ed è un prodotto family friendly. La mia opera consisteva in una pubblicità e un prodotto. Un prodotto che in realtà non esiste, una pubblicità che in realtà non esiste, ma che erano entrambe abbastanza credibili dopo tutto. Infatti c'è qualcuno che pensava che questo fosse tipo il nostro sponsor e non un'opera. E quando la gente non capisce quello che fai, sai che o sei un incompetente o hai fatto qualcosa di buono. Di quale faccio parte io non lo so. Ho adorato Castel dell'Ovo e nei meandri di Napoli, o meglio nella parte centrale di Napoli, o meglio Mergellino, o meglio in mezzo alle palle di Napoli. È perfettamente visibile da qualsiasi parte ed è gratis entrare, assolutamente gratuito, quindi fateci un pensierino se vi capita di passare di qui. Certo, non potrete vedere le parti che vi sto mostrando ora perché sono assolutamente chiuse al pubblico e io posso entrarci solo a patto che non mi faccia male, ma sabbia nell'occhio, sabbia. Insomma. Prendete in considerazione l'idea di passare di qui, magari se siete di Napoli. È un posto molto carino, con un sacco di storie e credo che sia più antico di Napoli stessa. Che una volta si chiamava Neapolis! Mi sarebbe piaciuto fare un video in cui raccontavo delle fiabe inerenti a questo luogo, ma non lo farò, mi dispiace. Con questo ditemi, ci siete mai stati? Che cosa ne pensate? Vi ho un minimo affascinato con questa cosa all'Alberto Angela?